Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Canale Salute. Questa sera parleremo di ortopedia pediatrica, le deformazioni vertebrali e lo faremo come sempre con il contributo dei nostri graditi ospiti che sono già presenti in studio. Vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi il professor Nicola Specchia, direttore clinica ortopedica adulta e pediatrica, Università Politecnica delle Marche Ancona. Buonasera. E la dottoressa Monia Martignani, dirigente medico primo livello, clinica ortopedica, adulta e pediatrica, Università Politecnica delle Marche. Buonasera. Ecco, professor Specchia, vogliamo dire subito quali sono le deformità vertebrali più frequenti in età pediatrica? Ma fondamentalmente la scoliosi, che è molto nota, molto diffusa e molto conosciuta. Poi tutta una serie di altre deformità che possono essere o congenite o acquisite secondarie ad altre malattie e che vanno dal dorso curvo giovanile, cioè l'ipercifosi dorsale, alle varie forme di spondilolisi e di spondilolistesi. Bene. Diciamo fondamentalmente sono queste tre tipologie. Professor Specchia, allora vogliamo dire subito che cos'è la scoliosi? Ma io per rispondere a questa domanda approfitterei della prima diapositiva, se me la passano, perché capire che cos'è la scoliosi diventa immediato guardando un'immagine, una radiografia del genere, dove si vede che la colonna vertebrale, invece di che essere perfettamente dritta, perfettamente in asse, col suo normale assetto posturale, e presenta almeno un paio di curve sul profilo frontale. Ecco, la scoliosi è rappresentata da queste due curve che ovviamente poi tendono a evolvere con il passare del tempo. Ma quali sono le cause che portano allo sviluppo di questa patologia? Ma fondamentalmente bisogna distinguere due forme di scoliosi. Distinguiamo le forme, per così dire, idiopatiche, vale a dire quelle forme in cui non è ben nota la causa della malattia, e che sono, oggi lo sappiamo, fondamentalmente delle forme geneticamente trasmesse. Non è ancora ben chiaro qual è il profilo genetico in grado di determinare la comparsa di una scoliosi, però Quindi può essere anche sappiamo che ereditaria. la componente è una componente genetica, è, diciamo perlomeno familiare. Ci sono invece le forme acquisite, vale a dire forme che sono secondarie ad altre patologie, che possono intervenire nel corso dell'età dello sviluppo. Tra le forme più importanti sono quelle neuromuscolari, per esempio delle forme di cerebropatie, pensiamo ai cosiddetti traumi neonatali da parto. Un'ischemia cerebrale può determinare dei gravissimi danni del sistema nervoso centrale e questo si può ripercuotere nella comparsa di una scoliosi. Ovviamente il comportamento da un punto di vista clinico e meccanico di una scoliosi idiopatica è molto diverso da quello di una scoliosi secondaria o acquisita. Dottoressa Martignani, ma come si riconosce un bambino affetto da scoliosi? Generalmente la scoliosi determina delle asimmetrie. Noi nella maggior parte dei casi guardiamo dei bambini perché le mamme si sono accorte di questa asimmetria, quindi vedono le spalle non alla stessa altezza, le scapole diverse e diciamo un segno tipico di una vera scoliosi è il gibbo, quindi quella piccola gobba che compare sul dorso di questi pazienti. Quindi generalmente si accorgono le mamme che c'è qualcosa di diverso, poi è il pediatra che riesce a confermare questo dubbio. Come può evolvere la scoliosi? Ma non tutte le scoliosi sono uguali, ci sono delle scoliosi che evolvono molto più rapidamente di altre. Generalmente nella scoliosi idiopatica, come dicevamo prima, c'è un periodo che è quello dello sviluppo puberale, che è quello un po' più delicato, perché anche piccole deformità possono aggravarsi. Ecco, diciamo, riconoscerla comunque precocemente è molto importante. Ecco. Quindi ha molta rilevanza lo screening. E magari a che età, ecco, deve essere, magari, ecco, si deve iniziare a guardare un bambino, ecco, se può essere affetto da questa patologia? Prima lo screening veniva fatto nelle scuole, poi per un periodo si proponeva di fare radiografie a tutti i bambini intorno ai 10 anni. Oggi i pediatri con i corsi di aggiornamento sono molto preparati e riescono a riconoscere, ad avere comunque un dubbio diagnostico. Sulla base di questo, poi diciamo sempre in età
prima dello sviluppo puberale riescono a individuare quelli che sono i bambini a rischio. Le radiografie devono essere necessariamente fatte per avere una corretta diagnosi? Ma io credo che debba essere prima confermato il dubbio e credo che questo debba essere fatto da uno specialista, da un esperto. Ritengo e consiglio che l'approfondimento radiografico venga fatto successivamente, se è necessario. Ecco, una volta che un bambino si sa che è affetto da scoliosi lieve, ad esempio, come deve essere curata? Allora, possiamo dire che possono essere eliminate tutte quelle terapie ormai molto popolari, le manipolazioni, i medicinali, la ginnastica, i bite, i plantari, la rieducazione posturale che hanno mostrato ormai di non avere nessuna validità scientifica. Le scoliosi lievi, se superano un certo grado in un'età a rischio, possono essere curate con un'ortesi, con un busto. È l'unico trattamento che ha mostrato una valenza scientifica. Bene, quindi ci sono dei risultati, diciamo, con questo busto, esatto. Che è detto anche corsetto, se non sì. Sbaglio. Ecco, bene. Invece, dottor Specchia, come si cura la scoliosi di media gravità o addirittura la scoliosi grave? Beh, diciamo un corsetto, se indossato secondo i criteri di validità, è in grado di impedire il peggioramento di una curva scoliotica. Ovviamente per il goal lo si raggiunge quanto più precocemente si inizia il trattamento, perché se il massimo che può realizzare un corsetto è quello di mantenere la deformità così come era all'inizio, più lieve la curva nella sua fase iniziale e minore sarà la deformità che avremo a fine di accrescimento. Nelle forme ovviamente più gravi, quelle in cui non c'è più un'indicazione per un trattamento in corsetto, ovviamente l'intervento chirurgico è l'unico che può dare una risposta. Magari poi successivamente potremo discutere delle indicazioni a quando si pone la necessità di ricorrere a un trattamento correttivo chirurgico della scoliosi. Ecco, perché comunque la ginnastica correttiva, come diceva la dottoressa Martignani, insomma, non ha poi tutta questa efficacia. E a me dispiace dare come dire, una grossa delusione a una delle più consolidate credenze, cioè le faccio un esempio: la ginnastica correttiva è equivalente a pensare di poter correggere o raddrizzare una banana usando un martello di gomma. Ecco, ho capito bene. Quindi, insomma, non, diciamo, l'unico trattamento nel caso di scoliosi gravi è quello chirurgico di cui poi parleremo. Ecco, dottoressa Martignani, ma si può prevenire la scoliosi? Purtroppo no, perché abbiamo detto che è un'origine genetica. Quindi c'è una familiarità, c'è un'ereditarietà. E sicuramente quella che è la credenza popolare, cioè che la posizione sui banco di scuola o il modo di dormire o lo zainetto che sulla schiena, esatto, ecco. Che è, anche quello è molto è ricorrente tra le domande, tra le paure, insomma, le domande che ci fanno i genitori. Diciamo che questo ha dimostrato di non causare, di non influire, di non correggerla e di non avere effetti né negativi né positivi, quindi ecco, la risposta è no, non si può prevenire. Non si può prevenire, ecco. Noi tra l'altro abbiamo anche alcune domande del pubblico che le pongo subito. Antonella Di Petritoli, dottoressa Martignani, chiede: correre o praticare sport con molti salti è dannoso per chi è affetto da lieve scoliosi? No. Diciamo che non ci sono sport che la migliorano, non ci sono sport che la peggiorano, esclusi ecco, alcuni sport individuati, se fatti a livello agonistico, che mobilizzano particolarmente la colonna, però si può saltare tranquillamente, direi. Bene, poi abbiamo Giovanna di Castelfidardo che dice: mia figlia ha 13 anni e da 2 anni pratica pallavolo. Il fisiatra le ha riscontrato il gibbo al lato destro. Mi consiglia di continuare con questo sport? Assolutamente sì. Dovrebbe trattare la scoliosi, quindi, perché il gibbo comunque è il segno di questa scoliosi, ma continuare a fare lo sport che ama fare. Anche perché comunque la pallavolo è uno sport bellissimo. La pallavolo, bisogna per esempio ricordare che una nazionale italiana di pallavolo, una grande opposta, non facciamo nomi,
era affetta da scoliosi. Ecco, quindi appunto è uno sport che si può praticare. Ecco, e poi un'altra domanda, Mario di Senigallia chiede: vanno bene tutti i centri che praticano la ginnastica posturale o c'è da fare attenzione da chi far seguire il proprio figlio adolescente? Beh, abbiamo già detto il nostro punto di vista, cioè che la ginnastica posturale non ha nessuna possibilità di correggere la scoliosi, quindi... Quindi già la risposta insomma, no. C'è. Professor Specchia, Guido di Morrovalle chiede: la scoliosi curata male da adolescente può determinare gravi danni in età adulta? Anche questo ovviamente dipende da soggetto a soggetto. Il problema della scoliosi non è tanto rappresentato dalla deformità della colonna vertebrale, che pure ha un'influenza sulla meccanica della stazione retta e a maggior ragione della deambulazione, della corsa, eccetera. Ma il problema principale a cui espone una scoliosi grave è la riduzione, alle volte grave, della ventilazione polmonare. Quindi una restrizione polmonare, una diminuzione della capacità polmonare, ovviamente determina la comparsa di un grosso handicap nel paziente. Quindi il motivo per cui una scoliosi va trattata nelle fasi iniziali per impedirne il peggioramento. Quando questo peggioramento si è già verificato, per correggere l'entità della curva, si basa quasi esclusivamente sulla necessità di correggere la funzionalità polmonare. Quindi comunque è importante, insomma, in questi casi ricorrere ad un intervento chirurgico. E nelle forme più gravi indubbiamente sì. Che poi, professore, non è così pericoloso come si pensa, insomma, come era, si pensava anche, un tempo. Anche questa era una convinzione radicata nel tempo. Oggi, per fortuna, possiamo dire che l'intervento correttivo per la scoliosi ha subito una radicale evoluzione negli ultimi 10-15 anni. Oggi siamo in grado, grazie al monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio, di impedire quella che è l'avverarsi di quella che era la paura più grande dei genitori di un bambino, di un adolescente che sottostà a un trattamento di questo tipo, cioè la paura che possa rimanere paralizzato. Il monitoraggio neurofisiologico del midollo spinale ci consente, istante per istante, durante le fasi di correzione della curva, di garantirci che questo possa essere fatto in sicurezza. E poi è cambiato radicalmente il periodo post-chirurgico, nel senso che mentre una volta, dopo l'intervento, c'era la necessità di mantenere un apparecchio gessato, un busto, un corsetto per 6 mesi, addirittura un anno, e oggi una ragazzina operata oggi, domani mattina, dopodomani mattina, entro 48 ore viene messa in piedi senza bisogno di nessun ausilio esterno e a 20-30 giorni viene mandata in piscina a iniziare le prime fasi della riabilitazione. Quindi insomma i genitori possono stare tranquilli, ecco, che devono magari far sottoporre il proprio bambino ad un intervento chirurgico. I genitori devono sapere che si tratta di un intervento chirurgico, ecco. Di un intervento chirurgico pesante, che mette sotto grosso stress l'organismo. Pesante perché è un intervento che mediamente dura dalle 5 alle 7 ore, che però oggi possiamo condurre in un regime di sicurezza che prima era sconosciuto. Ecco, professor Specchia, ma che cosa sono le scoliosi congenite? Le scoliosi congenite sono delle deviazioni della colonna vertebrale già presenti alla nascita. E sono già presenti alla nascita perché sono frutto di malformazioni che si sono verificate nella vita intrauterina. Queste sono dovute a delle malformazioni che riguardano i singoli corpi vertebrali, che invece di formarsi con la loro geometria normale, perfettamente simmetrica, si formano con delle geometrie asimmetriche un lato rispetto all'altro, e questo ovviamente predispone all'insorgenza di scoliosi, alle volte gravissime, in età neonatale. Come vengono trattate queste scoliosi? Diciamo le forme gravemente evolutive di scoliosi vengono necessariamente devono essere trattate chirurgicamente in tenerissima età, anche a un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni devono essere operate. Ci sono delle forme invece molto più lievi che non tendono ad evolvere pur essendo congenite, e in queste vale il criterio osservazionale, cioè si aspetta e si vede che cosa succede. La scoliosi, quindi, tutto Specchia, può peggiorare in età adulta?
Ci sono, diciamo che una scoliosi, termina di una scoliosi idiopatica dell'adolescente termina di peggiorare una volta che si è raggiunta la maturità scheletrica. Se uno non cresce più, non cresce neanche la deformità. Soprattutto nelle donne, dopo la menopausa, una scoliosi, adolescenziale può riprendere a peggiorare. Nell'adulto poi c'è un'altra forma di scoliosi, con caratteristiche molto diverse da questa, che è la scoliosi tipica dell'adulto, che si chiama anche scoliosi degenerativa dell'adulto, che ha comportamenti, che è tipica dell'età adulta ed ha comportamenti un po' differenti da queste forme di cui abbiamo parlato Comunque la finora. scoliosi può peggiorare insomma con l'avanzare dell'età, quindi Sì. col fatto che oggi comunque ecco, la crescita ecco, dell'età media ecco, in cui si vive è aumentata e quindi queste patologie saranno sempre più frequenti, professore. Di solito a me capita di dire a un adolescente che ha terminato la crescita che con la sua scoliosi potrà stare tranquillo almeno fino ai 50-55 anni. Se è una donna, bisognerà che poi si ricordi di tenerla sotto controllo dopo l'età della menopausa. Ma per quel lasso di tempo di oltre 30 anni non succede mai nulla di Comunque una particolare. patologia diciamo che riguarda le donne dopo i 50 anni, semmai, ma l'uomo Esatto. ecco, no, diciamo. Per queste forme di scoliosi, per fortuna no. L'uomo è più esposto alle scoliosi degenerative dell'adulto. Questa è una patologia in incremento esponenziale, perché in incremento esponenziale è la durata della vita media. E ovviamente, siccome si tratta di malattie che vengono a chi ha la fortuna di arrivare all'età per avercele, cioè vale a dire sono malattie che si manifestano dai 70 anni in poi. E siccome il settantenne di oggi è una persona funzionalmente, con richieste funzionali molto diverse dal settantenne di qualche anno fa, Molto più è attivo. molto più attivo, che richiede di essere autonomo, possibilmente di non aver dolore o comunque di continuare a fare una vita completa e soddisfacente, e se in aumento la percentuale di pazienti che vengono a chiedere di poter continuare, per esempio, a svolgere attività sportiva a 70-75 anni. Dottoressa Martignani, ma come si cura uno scoliosi con trattamento conservativo? Dunque, abbiamo detto che l'unico trattamento valido oggi è il trattamento in busto, il trattamento ortesico. E se possiamo vedere la diapositiva, una scoliosi che è intorno ai 20, 25, 26 gradi, come quella che vedete in diapositiva, può essere trattato con un corsetto. Oggi abbiamo la possibilità di fare questo trattamento, che è un chiamato trattamento PASB, che consiste nel confezionamento di due o tre busti gessati che ci servono per ottenere il massimo della correzione, che poi vengono sostituiti da un corsetto in materiale termoplastico e che è molto ben tollerato da ormai dagli adolescenti, perché a differenza dei corsetti che utilizzavamo in passato, come il corsetto Milwaukee, che è molto più evidente, molto più invasivo, oggi con questo trattamento possiamo rispondere anche a alle esigenze degli adolescenti o delle adolescenti, che è quello di fare un trattamento che si veda il meno possibile. Perché di questo dobbiamo tenere conto oggi, del fatto che spesso le adolescenti possano rifiutare il trattamento per una questione estetica. Certo, perché comunque giustamente magari una ragazzina dice mi si vede il busto, insomma non fa Esatto. piacere, invece ormai insomma, questo problema diciamo, è praticamente risolto. Sì, con questo Ecco. tipo di trattamento che ormai facciamo da diversi anni abbiamo dei buoni risultati, vediamo che anche la compliance di questi ragazzi è positiva, cioè riescono comunque a portare a termine il trattamento perché è poco invasivo, quindi non, diciamo, a livello psicologico lo subiscono molto meno. Quindi poco invasivo e molto efficace Molto comunque, efficace, certo. ecco, perché comunque porta ecco, al miglioramento sicuramente di questa patologia. Bene, ora noi siamo giunti al termine della prima parte e ringraziamo la dottoressa Martignani perché ora ci saluta, Grazie a voi. in quanto poi ci raggiungerà il dottor Marinelli e ringraziamo tantissimo per essere intervenuta, insomma, e per averci ecco, dato anche delle informazioni molto importanti. Grazie a E, voi. bene, noi ci ritroviamo tra poco, ecco, restate sempre con noi.
Il centro scarpa di Monsano e Senigallia ha sempre proposto stile, vasta scelta, convenienza. Da 30 anni cammina con noi. Calzature per ogni occasione e abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 3.000 metri quadri di novità per la stagione, con la qualità e la convenienza sempre in primo piano. Calzature di tendenza per ragazzi e firme prestigiose in quelle più classiche. Grande spazio all'abbigliamento informale e grande attenzione alle proposte nel settore dello sport, sia nelle calzature che nell'abbigliamento. Il centro scarpa sta preparando nuovi passi con entusiasmanti idee che sfoceranno nel nuovo marchio Geomod. Segui con attenzione il centro scarpa di Monsano e Senigallia. Nuova avventura e nuovi successi.